Il mondo del fumetto ha un linguaggio tutto suo, quindi bisognava coniugare un po' i due mondi. Io ho cercato di rispettare soprattutto il romanzo, perché appunto l'idea era di fare una trasposizione a fumetti, non di creare una cosa nuova, ma di omaggiare questi grandi scrittori classici, da Enrico Costa, Grazia Deledda, ad altri, in modo più onesto possibile.